Questo programma è offerto da Palermo, crollatetto di una classe. Villa Abate, traffico rallentato, file chilometriche. Palermo, Museo Diocesano, giornata nazionale dei musei. Palermo, insulti a Falcone, deferito Miccoli. Palermo. Crolla tetto di una classe. Ieri, dopo il crollo di parte del tetto di una classe della scuola elementare Bragaglia a Palermo, tre bambini hanno riportato delle escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato i bambini e i vigili del fuoco. I genitori avevano già segnalato la pericolosità della scuola lo scorso mese di dicembre. Proprio per questo, per questa mattina, era prevista una manifestazione di protesta. Palermo, città groviera. Sono 1300 le case pericolanti nel centro storico di Palermo, 228 a rischio crolli. La Procura di Palermo indaga su 1264 persone, tra privati, funzionari del comune, della IACP e rappresentanti della Curia. La Vucia, come testimonia il crollo del 4 febbraio, è solo uno dei quartieri a rischio. Se il centro storico è fatiscente, la periferia della città è anonima. Villette e casupole sulla litoranea verso Punta Raisi sono abusive e quindi prive dei servizi e delle manutenzioni di cui avrebbero bisogno. Sono il risultato di una speculazione fondiaria tollerata per molti anni dall'amministrazione comunale negli anni Ottanta. Da ricordare il famoso sacco di Palermo. La città, già deturpata dalla speculazione edilizia negli anni 50, 60 e 70, ne aumenta la criticità e le emergenze edilizie. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno lasciato ferite indelebili. Sono ancora in piedi semi diroccate casupole, stradine e piazze. Un museo a cielo aperto degli orrori della guerra. Ma l'incuria degli amministratori ha fatto di peggio, rubando alla città la sua grande bellezza, il Liberty, e lasciando che il centro storico, la Vucciria e non solo, cadesse a pezzi. Bisogna mettere in sicurezza le case della Vucciria prima che crollino e le scuole di Palermo prima che cadano sulla testa dei bambini. Dichiara il segretario della filea CGIL di Palermo, Mario Ridulfo, dopo il crollo di pezzi di intonaco dalla scuola Bragaglia. Ci sono fondi da utilizzare, sia comunali che nazionali. Non possiamo vivere in una città in cui c'è la minaccia continua di un patrimonio pubblico che cade a pezzi. Occorre un piano di messa in sicurezza di tutti gli immobili pericolanti e bisogna aprire cantieri utilizzando tutti i finanziamenti apposta stanziati. Bagheria, controlli della polizia. Ieri mattina, dopo una serie di controlli nel territorio bagherese da parte della polizia, sono state sequestrate 7 motociclette. Inoltre, sono 30 le contravvenzioni al codice della strada. Gli agenti hanno anche posto a verifica le condizioni di 6 esercizi pubblici. Nell'operazione è stato utilizzato anche un elicottero giunto da Palermo. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Alleanza Assicurazioni seleziona diplomati e laureati interessati ad un percorso formativo e professionale da inserire nelle strutture di Villa Abate, Ficarazzi e Palermo. Invia il tuo curriculum a palermo3.job@alleanza.it. Alleanza, la società che dà valore al tuo futuro. You sexy, sexy dancer.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Villa Abate. Traffico rallentato e code chilometriche durante gli orari scolastici. I commenti della cittadinanza e del comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Tuzzolino. Basterebbe non posteggiare in prossimità delle scuole di Corso Vittorio Emanuele, Via Fiducia e Fondo Palagonia, lasciare i propri mezzi in Via Giulio Cesare e fare due passi a piedi, scambiando chiacchiere con i figli durante il tragitto, propone Salvo Pitarresi. Pietro Boncimino. I genitori non intracci nel traffico quando vanno a prendere o a lasciare i propri figli a scuola. Rosario Di Fiore. Le scuole italiane creano caos e disagi in tutta la nazione. Sarebbe opportuno che le scuole aprissero di pomeriggio. Ornella Cottone. I cassonetti della spazzatura dovrebbero essere svuotati prima e non durante l'orario scolastico. Sono queste le reazioni dei villabatesi, i quali ogni giorno sono costretti a rimanere imbottigliati per parecchi minuti nel traffico formato da chilometriche doppie file, a causa dell'entrata e uscita delle scolaresche. Il comandante dei vigili urbani, Giuseppe Tuzzolino, afferma di fare, insieme agli altri 14 componenti del comando, definiti da lui mosche bianche, di età compresa tra i 40 e i 48 anni, tutto il necessario per garantire la normale viabilità alla cittadinanza. Ma, purtroppo, si incontrano ostacoli legati alla struttura del paese, all'inciviltà da una parte della cittadinanza e alla burocrazia lenta che non permette il rinnovo del personale attraverso lo svolgersi dei concorsi. Tuzzolino conclude: ogni mattina, eccetto casi rari di varie urgenze, in quanto le nostre mansioni di sicurezza sono ampie, svolgiamo il nostro servizio in prossimità delle scuole, nonostante gli orari differenti di ogni plesso. Ma un buon funzionamento del territorio è dato anche e soprattutto dalla collaborazione da parte della cittadinanza, che non sempre assume un atteggiamento esemplare. Palermo. Scoperta centrale del falso in via Oreto. La Guardia di Finanza ha scoperto in via Oreto una vera e propria attività illecita gestita da una donna cinese di 53 anni. All'interno del deposito sono stati rinvenuti circa 27.000 prodotti contraffatti, fra questi accessori per la telefonia e l'elettronica firmati Apple, scarpe e giocattoli. La donna è stata denunciata per contraffazione e ricettazione, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro. Stamina, caso Trapani, breccia legale. Il fondatore di Stamina Foundation annuncia trionfalmente l'accesso al trattamento di una persona che era in lista d'attesa a Brescia, dopo la sentenza di un giudice del lavoro in Sicilia. Una breccia legale che permette finalmente ai pazienti di entrare in cura. Così Davide Vannoni ha definito la recente sentenza di un giudice del lavoro di Trapani, che ha concesso a un minore in lista d'attesa presso gli ospedali civili di Brescia di accedere al primo passaggio per il trattamento Stamina. Ed effettivamente un nuovo prelievo di cellule su un donatore è stato fatto dai medici della Lombardia all'inizio di febbraio. Ma il provvedimento del tribunale non può essere replicato per gli altri 135 pazienti che, avendo già in mano una sentenza di un giudice del lavoro, attendono di accedere alla metodica. Ancora una volta la giurisprudenza in materia ha basi recentissime ed è tutta da costruire. La svolta nascerebbe dal fatto che per la prima volta, dice Vannoni, un giudice ha indicato i nomi dei medici che devono effettuare il trattamento. L'ordine è nominale, ha riferito ai pazienti. Ma nel provvedimento del Tribunale di Trapani non c'è alcun riferimento ai 9 medici del gruppo Internal Audit Stamina. Tra le motivazioni vengono citate solo le cure compassionevoli e soprattutto il pericolo di vita, come già fatto precedentemente da altri giudici del lavoro. Villa Abate, Marriage of the Road. L'amministratore di Ester Catering, Totuccio Di Marco, in collaborazione con la società operativa sociale Vivere e con l'associazione no profit Terra del Sole, rappresentata da Virginia Martorana, presenta la seconda edizione di Marriage of the Road, ovvero matrimonio di strada, che si terrà domani alle 16 in Piazza della Regione, con lo scopo di rappresentare nei minimi dettagli e in maniera del tutto originale l'indimenticabile momento del matrimonio. Tutto sarà diretto dal maestro Nino Di Salvo e dalla stilista Celeste Galioto.
Alla realizzazione degli abiti da sposa parteciperà Rosaria Aiello, mentre la comunicazione sarà curata da Caterina Gargano. Saranno coinvolti tutti i rappresentanti di attività commerciali locali indispensabili per la realizzazione di un matrimonio. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Museo Diocesano di Palermo, giornata nazionale dei musei. Il 14 e il 15 febbraio il Museo Diocesano di Palermo aderisce alla Giornata Nazionale dei Musei Ecclesiastici. In questi due giorni il costo del biglietto d'ingresso per i visitatori sarà eccezionalmente per tutti pari a 2 euro. Con lo stesso biglietto si potrà sabato e domenica alle ore 11 seguire un percorso guidato gratuito nelle 12 sale dell'esposizione permanente. E i 10 ambienti del piano nobile del Palazzo Arcivescovile, nonostante i cantieri aperti del restauro. Sempre con lo stesso ticket, sabato, si potrà prendere parte ad un altro evento guidato, alle ore 16, sulla conservazione e restauro delle opere d'arte. In questi due giorni sarà possibile vedere oltre ben 250 opere, tra cui tavole normanne, fondi oro quattrocenteschi, tele di Pietro Novelli, ritratti di Santa Rosalia, statue di Francesco Laurana. Un'occasione per conoscere meglio la nostra città. Palermo, primo incontro del coordinamento dell'ANCI Sicilia Giovani. Oggi alle ore 15 presso Villa Niscemi a Palermo si terrà il primo incontro regionale del coordinamento dell'ANCI Sicilia Giovani. Saranno presenti il neopresidente Leo Luca Orlando e il segretario regionale ANCI Mario Alvano. Il bagherese Maurizio Localbo, presidente dell'ANCI Sicilia Giovani, ha dichiarato: dopo aver raggiunto due importanti obiettivi, il primo l'approvazione del regolamento della consulta regionale giovani amministratori e il secondo l'ufficializzazione dei nuovi coordinatori regionali, bisogna continuare a lavorare su questa scia, mettendo al primo punto dell'ordine dei giornalisti la costituzione di una commissione che si occupi esclusivamente di intercettare fondi della comunità europea per dar sollievo alle già esigue casse dei vari comuni siciliani. Un caro saluto da parte di Silvia Caravello e da ilmeteo.it, dove lei fa la differenza. Previsioni per mercoledì 12 febbraio 2014. Il tempo migliora al nord, ma piogge interessano ancora il sud e i versanti adriatici del centro. Ecco il dettaglio grafico: al nord cielo poco o parzialmente nuvoloso con prevalenza di tempo soleggiato, vedete, su tutte le regioni. Al centro invece molte nubi coprono i versanti adriatici con piogge su Marche, Abruzzo e Molise. Generalmente
di debole intensità, piovaschi veloci li avremo anche in Sardegna, al sud molto nuvoloso su tutte le regioni, inizialmente piogge su Campania e Calabria, poi qui migliora, ma i fenomeni interesseranno la Puglia e anche quasi tutta la Sicilia. La neve cadrà sugli Appennini, sopra i 1200-1400 metri circa, lo vediamo anche dal nostro dettaglio grafico, quindi potete vedere anche le zone, le quote di vostro interesse. Venti occidentali deboli sul Tirreno, più settentrionali sull'Adriatico. Un'occhiata anche alle temperature minime comprese tra 1 e 8 gradi al nord e al centro, fino a 10 gradi al sud. E di giorno che cosa prevediamo? 9-13 gradi al nord, fino a 15 gradi al centro. Vedete, e al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Assieme al nostro direttore Antonio Sanò desideriamo ancora ringraziarvi per il successo ottenuto sulla nostra pagina Facebook. Ne siamo felicissimi, che poi ha raggiunto più di 1 milione di mi piace, non ve l'avevo detto. E il contatore ancora non si ferma, aumentando così la vostra stima nei nostri confronti. O almeno ce lo auguriamo. Ancora grazie, ciao!